Nei telefilm polizieschi americani che vediamo in televisione, molto spesso l'immagine si vale dell'esame approfondito del cadavere. Assistiamo quindi a delle autopsie con squartamenti per cercare sostanze, per esempio nello stomaco, oppure una pallottola nelle vertebre, magari dei veleni nel fegato, con dei cadaveri tagliati e poi ricuciti, un po' come si facesse un abito a doppio petto. Ma non ci sarebbe un modo per esaminare l'interno del corpo senza bisogno di farlo così a pezzi? Bene, Lorenzo Pinna con Gianmarco Mori ci spiegherà come funziona una nuova tecnica che viene ora impiegata in Svizzera e che comincia a essere accettata dai tribunali e che potrebbe permettere di evitare scene di questo tipo. Ormai è una scena ricorrente in molti telefilm polizieschi, l'autopsia, cioè l'esame post-mortem sul corpo della vittima per capirne le cause del decesso, le modalità, il momento e, in certi casi, per stabilirne l'identità. Un esame piuttosto aggressivo, anche se il corpo è ormai senza vita. Almeno fino a oggi. All'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Berna si sta infatti studiando un tipo completamente diverso di autopsia. Un esame che non ha bisogno di tecniche invasive, spesso vissute in modo angosciante dai parenti delle vittime e dai fedeli di alcune religioni. Si tratta dell'autopsia virtuale o virtopsia. Nessuna paura, sotto il telo non c'è un cadavere, ma Fred, uno speciale manichino, che ci aiuterà a capire come funziona questo nuovo tipo di autopsia. L'idea è quella di utilizzare tutte le più avanzate tecniche radiologiche, come la TAC o la risonanza magnetica, per queste indagini post-mortem. Ma non è tutto. Seguiamo dunque una vera e propria autopsia virtuale con il nostro manichino. Questi adesivi sistemati sul corpo sono dei riferimenti per una prima operazione, la fotogrammetria del corpo. Un'operazione fondamentale che permetterà di integrare tutte le altre immagini registrate successivamente. La seconda fase, lo scan ad alta risoluzione della superficie corporea. Ogni più piccolo dettaglio, ferite, lividi, scalfitture, ma anche tatuaggi, viene registrato. È il robot che rapidamente compie queste operazioni. È arrivato il momento della TAC e in questa fase dell'autopsia virtuale il patologo può decidere che il caso richiede il prelievo di qualche liquido organico. Torna in scena il robot che, lasciate le macchine fotografiche, ha montato un ago per la biopsia. Una biopsia che può essere guidata dalle immagini radiologiche della TAC. Fra l'altro, non essendoci più il problema di un eccesso di radiazioni, si può ottenere una precisione molto alta. Questi prelievi robotizzati, da un lato, evitano contaminazioni, sempre possibili nelle normali autopsie, dall'altro eliminano il rischio di infezioni per i medici legali. Oltre alla TAC, il corpo può essere sottoposto, se le circostanze lo richiedono, anche a una risonanza magnetica. Se il caso lo richiede, si possono eseguire anche altri esami leggermente più invasivi, ad esempio un'angiografia post-mortem, un'analisi cioè della rete vascolare, per individuare, ad esempio, emorragie interne. Una macchina a cuore-polmone inietta attraverso l'arteria femorale un liquido di contrasto. La diffusione nella rete vascolare verrà evidenziata dalle radiografie della TAC e il risultato finale potrà essere visualizzato al computer per individuare lesioni ed emorragie interne. Alla fine tutte le immagini e le informazioni raccolte sul corpo della vittima vengono integrate in un unico modello virtuale in grado di fornire agli specialisti misurazioni e risposte obiettive. Ovviamente questo richiede complessi programmi computerizzati e infatti nell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Berna troviamo non solo gli anatomopatologi, ma numerosi ingegneri informatici, radiologi, esperti di robotica, fisici e matematici. Il loro lavoro riguarda appunto l'elaborazione e l'integrazione delle immagini per estrarne il massimo di informazioni possibile. È anche chiaro che la virtopsia permette di conservare in archivio una mole di informazioni superiore alla normale autopsia. Informazioni che possono essere recuperate dopo anni, senza bisogno di spiacevoli e costose riesumazioni. La virtopsia potrà veramente sostituire, lasciando per il momento da parte il costo, evidentemente molto più alto, l'autopsia?
Credo che in futuro queste applicazioni saranno integrate nelle normali procedure di raccolta prove. Unendo tecniche come lo scanning ad alta definizione, la risonanza magnetica, l'angiografia e la biopsia post-mortem, sarà possibile avere un aumento di precisione dall'80 al 90%. Ed ecco un caso analizzato attraverso l'autopsia virtuale. La vittima è morta con la testa fracassata da un colpo di mazza da baseball e sul corpo ha i segni di una probabile colluttazione, fra i quali un morso al braccio. Il responsabile della terribile aggressione viene subito individuato, ma afferma di aver agito per legittima difesa, mordendo la vittima sul braccio nel tentativo di fuggire. L'immagine del morso ripresa dal robot nel corso della virtuopsia viene confrontata con il calco dei denti della persona sospettata. Anche in questo caso, l'elaborazione al computer permette un confronto più obiettivo e misurabile del parere di eventuali esperti. L'arcata dei denti superiori coincide in numerosi punti al morso lasciato sul braccio della vittima. Per ora, il racconto del sospettato viene confermato dagli esami virtuali. Il sospettato racconta poi di aver disarmato il proprio aggressore colpendolo alla testa. Ma l'esame virtuale della frattura trovata sul cranio della vittima fa emergere degli interrogativi. Dopo aver fotografato e ricostruito al computer l'arma del delitto, i tecnici eseguono una serie di test balistici che in effetti escludono l'ipotesi di un colpo frontale. È chiaro che il sospettato sta mentendo. Ulteriori test effettuati su modelli in resina del cranio della vittima dimostrano che una frattura così frammentata e devastante può essere stata provocata solo da un colpo alle spalle, a tutta forza, e senza che la vittima potesse fare niente per ripararsi. Dunque non si tratta di legittima difesa, ma di un omicidio premeditato. In questo caso, tutti i confronti, le misurazioni e i risultati dei test balistici elaborati al computer possono essere trasformati in immagini e animazioni utili a spiegare il caso di fronte ai giudici o a una giuria in tribunale. E infatti, almeno nei tribunali elvetici, la virtuopsia comincia ad essere richiesta dai giudici accanto alla normale autopsia.